terzo quarto, si ripiglia a giocare 48-24 al termine del primo tempo. Partita chiaramente, come dice, punteggio dominata da Cento, soprattutto nel secondo quarto, con Ditrani con 18 punti personali, quindi il miglior giocatore in campo assolutamente in questa partita. Ricordiamo Sabino, che è privo di pedine importanti come Sgueo e Truccolo. Va a bersaglio il numero 8, Ikanji. Quindi scacchiere che si è molto complicato per coach Crotti, dovendo fare a meno di due persone del quintetto base. Passaggio consegnato per Centanni, palla per Spatti, si prende questa entrata, resto tiro, va a corto, quindi il rimbalzo è di De Martini. E nuova azione di attacco per Cento, palla sotto, riceve Carretti, gancione come nel primo quarto, non va a bersaglio, prende rimbalzo, va a bersaglio invece il secondo tiro. 24-52, si apre con un 4-0, quindi il terzo quarto, niente di nuovo dal fronte occidentale, ha scritto, anzi Remark. Entra Thun, salterellando a destra e a sinistra, un po' la Gustavo Töni di Belloni, così ho fatto anche la rima. Siamo vicini a Carnevale, siamo nel periodo di Carnevale e mi piace scherzare. Subisce il fallo Belloni, quindi saranno due liberi per lui quando sono 8-47. Va a bersaglio il primo, si muove il cotone, la retina, quindi un punto, 25-52, secondo libero, messo a segno anche questo. Un po' di pressione da parte del Sabino, che chiaramente qualcosa deve fare per cercare di almeno ridurre il gap, ma supera brillantemente la pressione. È Cutolo che consegna a De Martini, finita il tiro di Trani, praticamente adesso viene seguito, viene raddoppiato, linea di fondo, contatto ritenuto regolare, con un po' di ritardo fischia il fallo di Meschino su Carretti, che stava cercando di recuperare il rimbalzo. Quindi sono due liberi per Carretti quando il punteggio a 8-23 è fisso sul 26-52. Cento che ha trovato una vena balistica eccezionale col tiro da tre, pur essendo una delle squadre che statistica alla mano segna di meno, con minor percentuale realizzativa da tre. Qui in riva al Sabino ha trovato l'ispirazione e da lì, diciamo, ha castigato, sono nati i problemi maggiori per quanto riguarda la difesa Sabina, con Ditrani appunto che ha tirato con medie strepitose. Va a bersaglio Centanni da tre, si muove la retina, 29-54. È sempre difesa a uomo da parte del Sabino, con Belloni, il nostro, diciamo, uno dei migliori difensori. Palla recuperata da Meschino, che difende bene la linea di passaggio, guida la transizione che viene coperta da Cento. Quindi Centanni si beve, diciamo, De Martini, va a segno, andando a segnare quasi nel deserto dell'area, quindi ancora pressione. È bastato l'accenno di pressione, perde banalmente la palla senza Ikenji, senza che Planezio avesse esercitato una pressione vera e propria. Quindi seconda palla recuperata, quindi possibilità dei Sabini di accorciare, palla fuori per Centanni, finta di tiro, prende ancora l'entrata, ma qui è tutto intasato, si butta dentro, eroico. La palla gira per Cutolo, situazione di 3 contro 2, va alla conclusione rapida, ha ragione lui, De Martini. Quindi è Centanni, non ci pensa due volte, tiro da tre, subisce il fallo, potenziale gioco da quattro, tapum, solo cotone per Simone Centanni, commette il terzo fallo Cutolo, e potenziale gioco da quattro, cosa che gli allenatori non vorrebbero mai vedere il fallo sul tiro da tre. È il terzo fallo del giocatore numero 19, non si prepara nessun cambio, rimane in campo, realizzato, trasformato. Quindi siamo a meno 11, 56-30, meno 21, scusate.
56 a 35 per l'Alto Sebino. Riceve Cutolo, pensa all'entrata, serve sotto invece Carretti, ribalta fuori per De Martini, che se prende questo tiro a parabola zero in leggero arretramento col piede in avanti, però è molto brutto da vedere ma molto efficace, perché già la seconda tripla che va a bersaglio. 35 a 59, 6:40 al termine. Spatti contenuto il suo attacco da 3, ormai si cerca una soluzione rapida e a più alto coefficiente. Chiama il blocco Spatti, non lo prende, prende la linea di fondo, invece palla ribaltata, sarebbe l'extra passaggio, invece Planezza va a concludere, ormai ma l'area è intasata e abbiamo già detto che attaccare l'area intasata non è il massimo. C'è la possibilità dell'extra passaggio, cosa che non ha fatto Planezio, sarebbe stato meglio invece un tiro da 3, un bel piazzato. La palla comunque è stata toccata dalla difesa di centro, quindi sarà zona in rimessa di attacco. Meschino si apre per il tiro, è la sua piastrella da, direttamente dal suo ufficio. 37, un Alto Sebino comunque ha ritrovato in questo inizio di quarto un po' di efficacia offensiva, cosa che si era smarrita nel secondo quarto, dove è stata fatta, diciamo, la differenza tra i Sebini e Cento. Cutolo avanza ma non riesce, il rimbalzo è lungo e non viene tagliato fuori Cutolo, riprova, si tuffa e rimedia solo un airball. Quindi sarà rimessa per i Sebini, un po' platealmente Cutolo rimane a terra sdraiato come un orso, un po' nervosetto Cutolo, ma non mi sembra il caso visto l'andamento e lo svolgimento della partita. Quindi qualcosa l'arbitro dice anche alla coach Albanesi. Quindi nuova azione di attacco per i Sebini, esce dal blocco Centanni, subisce il fallo dal, ah no, subisce infrazione, invece commette infrazione di passi. Avevo pensato al fallo di De Martini che in ritardo si era visto, ha cercato di passare sul blocco e sembrava che avesse toccato Centanni, così non è. Viene fiscata invece infrazione di passe a Simone, quindi palla persa. Centanni che si prende cura di De Martini, che apre per Cutolo, si alza Di Trani, ancora secco in questa ripresa. Sono 18 per lui il bottino finora rimediato. Vitali finta il tiro, arresto tiro e va lungo, quindi è rimbalzo di Meschino, transizione avviata. Spatti, c'è l'uno contro uno, viene contenuto da De Martini, si arresta, poi rinuncia al tiro, fuori per Belloni, la palla quasi persa, quindi alla fine arriva Centanni che chiama il blocco, tutti larghi, si va nell'uno contro uno, vuole puntare Di Trani e così è, sì. Non viene fischiato niente, qui allora lo sfondamento fallo andava fischiato. Piedi per terra in angolo, ancora un brutto tiro, ancora una tripla da parte di De Martini. Quindi Belloni salta Di Trani, entra Tone, arriva l'inchiodata di Planet, arrivato dalla linea di fondo. Va a schiacciare sull'ottimo assist di Belloni, quindi scampoli di Showtime in questo momento della partita. Di Trani esce, cerca di uscire dai blocchi, si alza Vitali, inseguito, braccato da Planezio, che si vede anche terzino, devia col piede la palla, prende anche il rimbalzo. C'è questo fallo di De Martini che, insomma, la palla secondo me non l'ha cercata neanche tanto. Con un laccio allaccia, scusate il gioco di parole, e ferma la transizione offensiva del Sebino. Un Cento che è un po' nervoso in alcuni suoi giocatori, che non capisco sinceramente il perché, vedo che discutono molto con gli arbitri per farli subiti non fischiati, immagino. Comunque decisioni non condivise. Palla sotto per Planezio, viene fischiato il fallo a Vitali, 6, questo pareggia, diciamo, i conti. E Vitali e Planezio già nel primo quarto si sono presi a sportellate, adesso ha deciso di punire
questa finta di Vitali, così è stata valutata dall'arbitro, quindi è stato assegnato un tecnico al giocatore. Il mancino Sebino della Valseriana sbaglia il tiro libero, comunque sarà possesso a 3.59 al termine del terzo quarto ancora per il Sebino. 62-39 per la formazione ospite. Palleggia sul posto, la palla rimane fuori, cerca l'attacco, niente, la palla non viene controllata da Spatti, viene commesso fallo dallo stesso Spatti, ormai innervosito, forse stizzito dall'errore, che colpisce il braccio e commette il suo terzo fallo personale e secondo fallo di squadra. 6-2-3-9 e 3-42 alla fine del terzo quarto. Ancora pressione che finora ha ben fruttato a Sebino, ha fruttato due palle recuperate su tre tentativi. Quindi Di Trani, va giù Belloni, adesso viene fischiato lo sfondamento. E siamo al quinto fallo di squadra, esce De Martini invece e rientra il numero 8, Ikanji. Quindi situazione di bonus per la formazione ospite. Fuori per Planezio, è lungo, non va a bersaglio la tripla. Dopo la zingarata di Belloni in mezzo all'area che ha scaricato fuori a piedi per terra Planezio. Quindi ancora Vitale controllato da Centanni. Palla per Di Trani, si aprono i lunghi, esce Ikanji alto, la palla gira sotto, diciamo, riceve poi in angolo Vitali da tre, e ancora un rimbalzo del numero 11 Quarisa, che sotto le plage, il rimbalzo offensivo è andato forte in questi due quarti, già ha preso tre rimbalzi importanti. Ikanji, arresto, tiro, è corto. Ed è ancora un rimbalzo, ancora del monumentale, a questo punto gira bene la palla, e partito tutto dal rimbalzo Quarisma, insomma, adesso al terzo tentativo va a bersaglio 100. Quindi Centanni finta ancora l'entrata, poi si prende la tripla e segna in faccia Vitale, tapum! Arrivato solo cotone di Simone Centanni. 42-64, Alto Sabino che vive anche di questi episodi. È certo che se gli avversari pasteggiano dentro l'area abbiamo poco da fare con Caretti e Quarisma. Chiaramente il Sabino paga. Ormai gli arbitri hanno messo via i fischietti, non vengono fischiati più nessun tipo di contatto a quanto pare. Quindi sembra che Di Trani ne avesse presi abbastanza. Questa era chiaramente una palla accompagnata, così non è, mai si gioca con il vantaggio, va, voleva piazzare la schiacciata, non c'è riuscito, risolve Vitali che a rimorchio va a correggere l'errore del giocatore avversario. Belloni da tre, ormai si va al tiro rapido, si prende anche rimbalzo. La palla viene, la mischia viene ripulita, come si dice. Siamo, abbiamo appena visto l'Italia al Sei Nazioni soccombere in quel d'Inghilterra. Quindi Vitali per Di Trani, si prende blocco, c'è il cambio difensivo, va al tiro da tre, sporca così la sua media. Ormai, ripeto, hanno messo via i fischietti. Subisce ancora un fallo, ancora ingenuo a parte di Vitali, quindi saranno tre tiri liberi per la fabbrica del canestro. E il quarto fallo di Vitali, anche lui partita un po' nervosa, quindi si accomoda in panchina. E tre liberi per la fabbrica del canestro, direttamente da Ancona mette a segno il primo tiro libero Simone Centanni. 43-66, ancora un minuto da giocare in questo quarto, quindi alla realizzazione del terzo libero, così è, ci sarà un po' di pressione.
ovviamente si cerca di rubare o rallentare perlomeno l'azione. Palla di Trani, la palla viene ribaltata, riceve con qualche difficoltà a centro, comunque riesce a superare la metà campo. Si alza ancora di Trani, non prende il blocco di Risa, nell'angolo fuori per Caretti, riceve ora, spalle a canestro, è pronto il raddoppio, palla per Carretti, entra Tona, arcobaleno, non va, taglia fuori bene Centani, la palla viene recuperata da Planezzo. Centani in transizione, palla in angolo per arresto tiro di Spatti a bersaglio, molto bene, quando gioca in velocità così è come ha fatto nel primo quarto, Sebino riesce a essere più pericoloso. 19 secondi, 47-66 il punteggio, quindi ultimo attacco in mano di Cento, quindi si aspettano gli 8 secondi, 7, e quindi c'è il block, viene fatto il fallo da parte di Centani, questa è stata l'indicazione da parte di coach Crotti, perché comunque è il suo primo fallo ed è il terzo di squadra, quindi probabilmente verrà speso ancora un fallo, potrebbe spenderlo Di Gennaro, che anche lui è a zero falli, ma anche lo stesso Centani. Ecco Centani viene fischiato, il fallo è stato commesso prima da Di Gennaro, così è, quindi 4 secondi e adesso basta falli, perché chiaramente il Sebino si trova in situazione di bonus, quindi bisogna difendere, e la panchina di Cento chiama la panchina, chiaramente vuole organizzare un suo gioco di attacco quando mancano 4 secondi al termine del terzo quarto. Il punteggio ormai è partito saldamente in mano a Cento per 66-47, che ormai sembra scongiurata di arrivare oltre che di nome anche di fatto nel punteggio a Cento. Quindi un altro Sabino che è riuscito a tamponare l'emorragia di punti, è riuscito ad essere più efficace in attacco, quindi a concedere anche meno contrattacchi, ed è stata comunque un'altra partita. Un altro Sabino che è mancato essenzialmente nel secondo quarto, che ha ritrovato la sua vena balistica invece nel terzo. Ricordiamo di squadra, le percentuali si sono sporcate, sono 11 su 20 da 3 per centro, 7 su 20 invece per quanto riguarda i Sebini. Si può riprendere a giocare, mentre abbiamo sempre come miglior marcatore per i Sebini, siamo Centani con 22 punti, lui chiaramente sempre ennesima e generosa prestazione con 28 minuti giocati finora su 30, quindi è stato solo breve periodo di assenza. Quindi vediamo cosa ha organizzato, si alza di Trani, invece viene servito sotto Caretti che subisce il fallo e rischia il potenziale gioco da tre. Ottima rimessa che ha sorpreso chiaramente nettamente la difesa Sebina, che hanno tutti guardato di Trani che è stato il maggior terminale offensivo in questa gara, invece è stato servito Carretti, che quindi è stato fermato solo con il fallo di Meschino, che ha regalato questi due tiri liberi a 3 secondi dalla fine, realizza il primo e realizza anche il secondo, quindi riceve Centani, si andrà a un tiro che se lo prende adesso fuori tempo massimo, finisce qua il terzo quarto 68-47.